mancano tanto! Sono meravigliosi! Sono unici! Portano felicità! Vivacità! Dolcezza! Ho voglia subito! Tutto questo è... I fiori di Tiberio! Buonasera e ben ritrovati anche questa settimana con Giovedì Sport. Iniziamo subito perché sono tanti davvero gli argomenti che vogliamo proporvi in questo nostro spazio settimanale dedicato allo sport del comprensorio. Ci spostiamo subito alla libreria bassanese di Bassano, dove abbiamo intervistato per voi il giornalista Davide De Zan nella serata in cui ha presentato il suo nuovo libro dedicato alla figura di Marco Pantani, eroe davvero del ciclismo italiano, con un epilogo della sua vita e della sua carriera purtroppo avvolti ancora nel mistero. Con Davide De Zan abbiamo parlato di questo, ma anche di molto altro. Sentiamo. Davide De Zan, scrivere di Pantani. Si scrive nel tuo caso di questo incredibile personaggio più con la mente o più con il cuore? Con tutte e due le cose, il cuore e l'amicizia, la potenza dell'amicizia, è il potere dell'amicizia, è proprio la molla iniziale che ti porta a lottare, che ti porta a ricercare, che ti porta a cercare di spezzare, no? di scalfire quella spessa coltre di menzogne che c'è, sia sulle cause della sua morte, sia su Madonna di Campiglio quando è stato cacciato dal Giro d'Italia. L'amore, l'affetto, l'amicizia nei suoi confronti sono la molla iniziale, la spinta. Dopodiché subentra il professionista, subentra il giornalista, per cui subentra quello che mi chiedevi tu, il cuore prima, ma la testa poi. Nel libro, io credo sia un libro molto onesto perché è manifesta, come dire, questa molla iniziale ed è chiara l'amicizia nei suoi confronti. Un passo dopo però c'è il professionista, c'è il giornalista che deve valutare fatti, testimonianze, prove concrete, ed è quello che c'è nel libro. Così come noi cerchiamo di tramandare, di insegnare, se così possiamo dire, ai giornalisti più giovani, cercare di separare sempre, no? i fatti veri dalle opinioni eventualmente le nostre. Ecco, in questo libro i fatti sono ben chiari e sono fatti veicolati non attraverso i si dice, sembra, ma forse, no, attraverso gente che ci mette la faccia, gente che
porta documenti verificabili e controllabili. Un secondo dopo, ben definite, ben staccate, ben riconoscibili, ci sono eventualmente le mie opinioni e, come dire, la mia interpretazione. Con la tua testimonianza anche l'occasione di scoprire l'uomo Pantani al di là del mito con il quale si tramanda, qualunque sia stata la sua fine, la memoria. È stato un piccolo grande privilegio quello che ho avuto di condividere un pezzo della mia vita, 10 anni, forse qualcosina in più, assieme a lui. Io non faccio mistero nel dire che sono orgoglioso di essere stato suo amico, sono orgoglioso di aver condiviso questo pezzo di strada assieme e se mi credete, la testimonianza che vi posso dare io della persona, del ragazzo, è quella di un ragazzo buono, generoso, di un ragazzo che non esitava un istante a mettersi in gioco per difendere gli altri, ed era un ragazzo di cuore. Se siamo qui a distanza di 10 anni a ricordarlo e a tenercelo nel cuore, vuol dire che cose belle ed importanti ci ha lasciato. L'ultima cosa, che è un po' anche la molla che ha fatto scattare le tue ricerche giornalistiche, ma anche, come dire, tutte le azioni che adesso stanno giudiziarie, che potrebbero avere un esito molto molto importante, ma lo scopo ultimo, dici tu, è quello di far restituire la dignità a questo ragazzo. Riusciremo a far restituire la dignità, questo valore assoluto a Marco Pantani? Io lo spero, ho la sensazione, spero di sbagliarmi, ma ho la sensazione che l'inchiesta che al momento è aperta a Rimini si chiuderà sostanzialmente confermando quello che è stato, come dire, tracciato nel corso della prima indagine, forse con un elemento in più, quello del mix probabilmente dei farmaci con la cocaina. Io semplicemente mi permetto di dire che non credo e non crederò mai a quella sorta di disordine ordinato che abbiamo visto nella sua stanza, e mi aspetterei da chi indaga risposte molto molto chiare e molto certe, e spero da cittadino italiano spero di averle su quella pallina di pane e cocaina che misteriosamente compare su quella scena, che dovrebbe essere la prova provata di una sorta di ingestione, cioè di Pantani che si mette a mangiare cocaina. Ai miei occhi appare come qualcosa che all'improvviso compare in una scena del crimine, che ha molti elementi controversi e molti elementi che vanno in direzione contraria rispetto alla tesi della prima indagine. Per quello che riguarda Madonna di Campiglio, io sono convinto che la procura di Forlì, che il procuratore capo Sottani, stiano svolgendo un lavoro veramente straordinario, coadiuvati dalle squadre di carabinieri che stanno indagando, e da loro io credo di avergli dato un piccolo aiuto, una piccola mano, e sono molto orgoglioso di questo, e sono veramente molto molto fiducioso che una verità importante sui fatti di Madonna di Campiglio, che sono stati i fatti che hanno secondo me procurato la morte di Marco Pantani, perché la vita di Marco deraglia quel giorno, quel 5 giugno del 99, quando lui viene cacciato dal Giro d'Italia. Io sono convinto che quella procura e quei carabinieri ci porteranno, e spero e credo tra non molto, alla verità di quello che è accaduto veramente quel giorno al Giro d'Italia. Non solo calcio in Italia, ma tanti altri sport di squadra che davvero ci hanno fatto sognare. Chiaramente per arrivare alla nazionale bisogna partire anche dalle realtà locali, e noi l'abbiamo fatto andando a conoscere il volley arzignano, intervistando due delle giocatrici e delle appassionate che stanno tenendo alta la formazione iberica. Siamo con l'allenatrice Michela del Real San Zeno di Arzignano e una giocatrice, la palleggiatrice della squadra, Arianna. Michela, com'è strutturato un tipico allenamento di pallavolo? Allora, un tipico allenamento è così strutturato. La prima parte, 15-20 minuti, la dedichiamo alla preparazione fisica, quindi con l'utilizzo di tutta una serie di attrezzi ci potenziamo fisicamente. Poi passiamo ai palloni e li alterniamo esercizi sintetici in cui cerchiamo di potenziare i vari fondamentali della pallavolo a esercizi globali quali la classica partitella 6 contro 6. Arianna, in una squadra immagino ci voglia un bel po' di feeling. Come vi allenate per affrontare una partita? Allora, è molto importante avere un buon feeling comunque con le proprie compagne di squadra,
e soprattutto nei momenti in cui magari una compagna è più debole, in quel momento appunto delle partite in cui non riesce a fare una ricezione oppure una schiacciata e quindi magari è anche un po' abbattuta, l'importante è comunque sostenerla e non andarle contro, ma quindi aiutarla e supportarla. Lo vedo soprattutto io, anche che sono alzatore, devo avere un buon rapporto con i miei schiacciatori, quindi devo avere un'empatia con loro, capire bene quali sono le loro esigenze, come vogliono le tipologie di alzate, valorizzare comunque anche i loro pregi in modo tale da rendere la nostra azione di gioco migliore. Torniamo a Michela. Michela, per le partite che dovete affrontare, vi preparate in una certa maniera, studiate l'avversario? Sì, allora di solito al termine di ogni partita, a mente ancora fresca, a casa scrivo tutte le caratteristiche della squadra avversaria, quindi punti deboli, punti di forza. Poi di solito uno o due allenamenti prima del girone di ritorno, prima della gara appunto che dobbiamo affrontare, prendiamo in considerazione questi appunti e prepariamo gli allenamenti dal punto di vista tattico. Quindi degli esercizi specifici per essere aggressive appunto tatticamente. E quindi se ad esempio, faccio un esempio pratico, sappiamo che nella squadra avversaria c'è una giocatrice molto debole in difesa, ecco che poi i nostri attacchi saranno prevalentemente indirizzati verso quella giocatrice. Ringrazio Michela ed Arianna per le loro informazioni e rimando la linea allo studio. Giovedì Sport anche questa settimana è davvero itinerante, da un paese all'altro, da una realtà all'altra. Andiamo nel prossimo servizio a Cornedo per parlare di ciclismo. Siamo con il gruppo ciclistico Cornedo, abbiamo con noi il presidente Gianfranco Grigolato e il coordinatore Andrea Zamperetti. Gianfranco, come è nato il vostro gruppo ciclistico? Allora, il nostro gruppo ciclistico nasce 25 anni fa, nel 1990, grazie a un gruppo di una decina di persone che si sono messi, che si sono decisi di andare in bicicletta in maniera diversa. Dal 1990 una decina di persone, nel corso degli anni, siamo ingranditi, ci siamo sviluppati e siamo arrivati fino al 2012 con circa un centinaio di persone, un centinaio di ciclisti attivi, sempre attivi ovviamente, e dopodiché ancora una volta, come nella storia, ci siamo accorti che c'era qualcosa da cambiare e così ci siamo fermati un attimo e abbiamo ridisegnato il nostro club e siamo ripartiti grazie a Andrea Zamperetti che è qui stasera e che è il nostro coordinatore del gruppo. Franco ha nominato un rinnovamento nel 2013, in cosa consiste questo rinnovamento? Praticamente la nascita di un nuovo direttivo, tre obiettivi precisi, riorganizzazione, informazione e logistica. La riorganizzazione è stata fatta praticamente passando già da subito da un archivio cartaceo a un archivio informatico. Dopodiché è stato schedato centinaia di percorsi per tempistica, per dislivello e per chilometraggio. È stato creato un nuovo logo, punto di riferimento per quanto riguarda i soci è stato anche sotto l'aspetto dell'informazione, un'informazione che è stata ampliata dall'SMS al WhatsApp e a breve un sito internet. A livello logistico, un grande passo in avanti. Il gruppo ciclistico Cornedo non aveva mai avuto una sede. Una sede che abbiamo edificato con la chiesetta di San Rocco, che è un edificio storico del 1630. Ci è stato dato in comodato d'uso dalla parrocchia. Lo abbiamo risistemato al suo interno. E oggi è un punto di riferimento per tutti i soci, ma anche un punto di aggregazione. Grazie Andrea. Gianfranco, quali sono i progetti per il 2015? Il programma ciclistico 2015 parte dalla prima domenica di marzo e finisce l'ultima domenica di ottobre, quindi dal 1 marzo al 25 ottobre. Durante questo lasso di tempo noi abbiamo un programma ben definito con varie uscite settimanali ovviamente e soprattutto abbiamo dei punti delle gite, diciamo, di qualche giorno. Per esempio, dal 1 al 3 maggio, una gita a Cesenatico di 3 giorni, che
portiamo anche le nostre famiglie. Poi abbiamo un altro, il ponte del 31 maggio al 2 giugno, anche questo facciamo un giro di 3 giorni nel Triveneto, per così dire. E poi abbiamo organizzato una settimana ad agosto, una settimana per andare a Parigi. E fra cui c'è un giro del ciclabile del Mincio che porta da Peschiera del Garda fino a Mantova, e il giro del Prosecco, che noi chiamiamo giro del Prosecco perché è un giro ancora una volta nel Triveneto attraverso i vigneti, attraverso i colli della bellissima provincia di Treviso. E poi ovviamente c'è anche un nutrito programma per il mountain bike, ma anche questo è comunque molto, molto fluido e riguarda soprattutto gite di un giorno. Un momento all'altro, nel prossimo servizio curato per noi da Ilaria Bernardini, ci spostiamo in mezzo alla natura per parlare di equitazione, di cavalli, di un'altra disciplina olimpica peraltro che tante soddisfazioni ha dato al mondo dello sport italiano. Lo facciamo con Thomas Boschetto dell'Horse Club Boschetto. Siamo al Bar Trattoria Pizzeria Oasi di Arzignano insieme a Thomas Boschetto dell'Horse Club Boschetto. Buonasera Thomas. Buonasera. Sei insieme a dei tuoi collaboratori, ce li puoi presentare? Sì, sono insieme a Giovanna Ferrari, che è il vicepresidente. Io sono il presidente dell'Horse Club Boschetto, Massimo Urbani e Flaviano Balestro, che sono invece consiglieri e tecnici che ci danno comunque una mano nell'attività. E Thomas, ci puoi spiegare come è nato il tuo club? Allora, l'Horse Club Boschetto ormai ha 5 anni, siamo a Montecchio Maggiore, e, è una scuola di equitazione federale. E, le nostre attività sono fondamentalmente la pratica delle discipline olimpiche, quindi facciamo salto ostacoli, dressage e completo. E, siamo anche un club per la riabilitazione equestre e pony club, quindi per lavorare anche con i bambini. E fattoria didattica. Ok, grazie. Prego. Giovanna, quanti ragazzi frequentano il vostro club e anche quanti cavalli tenete nel club? Allora, il numero di ragazzi che si girano nel nostro club nell'anno sono circa 300-350, accompagnati naturalmente da genitori, fratelli, per cui c'è un giro abbastanza intenso. E per quanto riguarda i cavalli, a pieno regime siamo con una 60 di box che possono ospitare di conseguenza 60 cavalli, e tra pony e cavalli, perché noi avendo anche la scuola pony naturalmente ci sono anche dei pony. E ponete un limite d'età per i ragazzi o è libero a tutte le età? L'unico limite di età sono i 4 anni per iniziare, perché prima il bimbo si considera troppo piccolo per avere la motricità proprio per poter accedere all'equitazione. Ok, è vero che l'equitazione porta dei benefici al fisico? Al fisico indubbiamente, perché è uno sport che, a differenza da quello che sembra che faccia tutto il cavallo, invece è molto impegnativo a livello fisico. È anche molto buono per quanto riguarda l'aspetto psicologico, perché c'è una bella messa in discussione, ci si deve relazionare con un animale vivo, per cui sia per l'adulto che per il bambino è una bella pratica anche a livello psicologico. Ok, grazie mille, ringrazio Thomas Boschetto e i suoi collaboratori e arrivederci. Tante attività sportive, tanti personaggi in questa puntata del nostro spazio settimanale, ma non è finita, perché in chiusura, per salutarci, vi portiamo all'interno di una palestra. Una palestra all'interno della quale, insomma, sono innumerevoli le attività che si possono praticare. Abbiamo mandato la nostra Ilaria Bernardini a conoscerle con gli esperti personal trainer della palestra Sporting Life di Arzignano. Andremo a capire meglio come si può rimanere in forma facendo sport, divertendosi e chiaramente mantenendo un corretto stile di vita. Con questo servizio noi vi salutiamo, ora la linea a Ilaria, allo Sporting Life di Arzignano. Noi torniamo come sempre giovedì prossimo su queste frequenze con Giovedì Sport.
Buonasera, siamo qui con Justin al corso di break per bambini. Justin, da che età partono i ragazzi a frequentare questo corso? Salve a tutti, i ragazzi partono circa da 5-10 anni ed è un corso base, cioè si fanno dei passi base. È come andare a scuola, elementare, ricominciare con l'alfabeto, le lettere, cominciare dalle frasi, quindi cerco per loro di comunque iniziare dalle basi per poi arrivare a un certo livello un giorno e riuscire a migliorare questi ragazzi, insomma. E attraverso questo corso riescono a sviluppare strutturalmente, riescono a migliorare il loro fisico? Sì, assolutamente sì, perché comunque sono sempre dei movimenti, sono sempre in movimento, tanta energia e soprattutto anche di mentalità, perché comunque imparano cose nuove, cercano di ricordarsi, poi applicare da soli. E per il resto, cosa posso dire? I ragazzi sono formidabili e mi piace la loro energia, quindi mi trovo molto bene con loro e niente, speriamo di continuare questa cosa qui, insomma. Siamo con Roberta al corso di Modern Jazz Pop. Roberta, com'è strutturato questo corso? Abbiamo 6 livelli, le bambine partono da un'età di 6 anni e poi anche fino a 30-40 se vogliono. Ci sono 2 livelli per i bambini piccoli, per le bambine, e studiano sia il moderno che un po' di pop. Poi quando sono più grandi invece magari scelgono se fare una cosa o l'altra. E fanno anche dei concorsi, delle prove? Sì, partecipano ogni tanto a qualche esibizione, hanno fatto adesso a Camisano una rassegna danza con soddisfazione, sì sì. Ok, grazie mille Roberta. Scava bene la donna, spingi l'ombelico contro la colonna. E ancora per 2, inspira e fuori aria ritorna. E ancora per 1, inspira, spingi l'ombelico verso la colonna e ritorno. E ancora per 1, inspira, scava l'addome, fuori aria e ritorno. Ferma il piano dietro le tue cosce, inspiri e con il piombolo salgo di nuovo al 5, fuori aria. Fuori aria, spingi l'ombelico verso la colonna, appoggia la zona lombare verso il tappeto, appoggio il dorso, le spalle e poi la testa. Inspiri, ti estendi e nel fuori aria risali con le braccia, la testa, sali in un chest, spalma la zona lombare sul tappeto e di nuovo portati in avanti, schiena rotonda, come se avessi una palla tra le tue gambe e la tua addome. Inspira, ti estendi. E di nuovo, fuori aria, scava bene l'addome, porta la zona lombare in appoggio sul tappeto, poi la zona del dorso, le spalle e poi la testa. Inspiri e nel fuori aria risalgo, spingo l'ombelico verso la colonna, salgo dal chest, spalmo la zona lombare sul tappeto e mi porto schiena rotonda in avanti senza chiuderci troppo. E ancora per 1, inspiri e fuori aria, scava bene l'addome, vado in appoggio sulla zona lombare, poi il dorso e poi le spalle. Inspiri, ti fermi e nel fuori aria salgo, vado a staccare le spalle. Siamo al corso di Body Combat con Ilenia. Ciao Ilenia. Ciao, ciao a tutti. Ilenia, questo corso in che cosa consiste un allenamento tipico? Allora, è un mix di arti marziali, possiamo trovare in base alla coreografia che cambia ogni 3 mesi. Un mix di box, tai chi, karate, kickboxing, è una a discrezione del coreografo, dipende. E c'è una parte del corpo, parti del corpo che vengono maggiormente sviluppate? Allora, essendo un interval training, si lavora a 360 gradi, ok? È un corso ovviamente cardiovascolare,
e si può tonificare un pochino, ma senza sovraccarico, nel senso che usi proprio il tuo peso del corpo. È consigliato per un certo tipo di persone o può essere affrontato da tutte le persone? Può essere fatto da tutti, perché ogni corso, a questo corso o anche altri corsi che facciamo qua allo Sporting Life, sono adattati a tutti, perché hanno varie opzioni di intensità. Dunque possono essere seguiti da qualsiasi tipo di clientela. E tu consiglieresti un certo tipo di allenamento preparatorio per fare questo corso o un'alimentazione particolare? Alimentazione sempre. Bere molto, mangiare molta frutta, poi in base anche all'obiettivo che una persona ha, che risultato vuole, però mangiare bene, quello sicuramente sempre. Andiamo a cercare un primo contatto con la nostra bike, le mani in bad position. Ok, respiro piano. Poi lascio andare il naso con ciò. La faccio vedere anche in modo facile. La sala attrezzi del Sporting Life. Ciao Andrea. Ciao. Quest'area è chiamata area funzionale. In che cosa consiste quest'area? Allora, noi quest'area la definiamo zona allenamento funzionale e prevalentemente gli esercizi eseguiti sono a corpo libero o con l'utilizzo di piccoli strumenti. E come potete vedere, in questo caso i ragazzi si stanno allenando su esercizi in circuito, ovvero sia con tempi di recupero quasi nulli e cambi frequenti della tipologia di esercizio. Ok, grazie Andrea. Adesso passiamo a un'altra area, che è l'area delle macchine isotoniche. E quest'area, spiegaci, in che cosa consiste? Allora, qui possiamo trovare macchine che hanno praticamente il carico comunque quello che si sposta viene tutto guidato da una macchina, quindi tutte le macchine hanno dei pacchi pesi, sono chiamati, con dei cavi in modo tale da facilitare anche l'esecuzione dell'esercizio all'utente. Ok, che particolari macchine ci puoi mostrare in questa zona? Allora, abbiamo un esempio qui di Federico, ad esempio, ragazzo che sta eseguendo un esercizio che si chiama curl, in cui va a potenziare prevalentemente la muscolatura delle braccia e il bicipite. Ok, passiamo adesso alla terza e ultima area di questa area attrezzi. Quest'area in che cosa consiste? Noi quest'area la abbiamo adibita area sollevamento pesi, quindi troviamo bilancieri, manubri e panche, che sono gli attrezzi utilizzati per l'allenamento di questo tipo, e in questo caso i soggetti vanno ad utilizzare non degli strumenti guidati, ma semplicemente degli oggetti metallici, comunque ricoperti in gomma, e spostano il carico liberamente, insomma. E tu consiglieresti un certo tipo di alimentazione per questi esercizi? Beh, io la consiglierei in generale, nel senso che noi qui al centro abbiamo anche una nutrizionista che si occupa di questo, e ovviamente l'alimentazione è un tassello importante di quello che è l'allenamento, perché ricopre una percentuale fondamentale per raggiungere ovviamente un obiettivo. Là Andrea vediamo che ci sono delle ciclette e dei tapis roulant. Perché un soggetto dovrebbe utilizzare questi tipi di attrezzi? Sì, come detto tu, l'area che troviamo appunto ciclette e tapis roulant
Normalmente noi facciamo utilizzare ai soggetti in fase di avviamento questi macchinari, oppure un soggetto ovviamente può anche cercare di andare a riprodurre quello che è un esercizio che può fare all'esterno, come ad esempio la corsa o la semplice uscita in bicicletta. Ovviamente la riproduzione non è uguale al 100%, però magari si cerca di andare a ricreare quel tipo di sforzo. Lo stimolo ovviamente che viene dato è soprattutto di tipo ventilatorio e cardiovascolare, quindi cuore e polmoni sono molto attivi in questo caso. Bene, grazie Andrea, ti ringrazio per la tua spiegazione. A voi. Siamo con Justin al corso di danza avanzato per adulti. Justin, che tipologia di danza affrontate in questo corso? Salve a tutti, intanto in questo corso si affrontano delle tipologie molto specifiche, sono l'hip hop, che comunque raggruppa vari stili dell'hip hop. In questo corso il livello, nel senso, è abbastanza alto, perché comunque anche i ragazzi già fanno un tipo di danza contemporaneo, quindi sono abbastanza avanzati. Come energia, come spirito è buono, direi, da parte dei ragazzi, si impegnano moltissimo, mi piacciono anche come lavorano. E sì, il tempo più o meno di imparare anche una coreografia di 45 minuti all'incirca ci vuole quasi 2 settimane. E questo corso che affronti tu, a che livello di difficoltà è e quali sono le difficoltà principali che si possono incontrare? Ok, in questo corso le difficoltà per loro sono ancora che il contemporaneo, l'hip hop, differenzia tanto dai movimenti, dalla dinamica che c'ha, è un po' diverso, quindi anche per loro a volte è molto difficile a prendere certi passi che comunque sono anche dei blocchi, delle pose, e per il loro corpo, per il loro fisico, di come sono abituati loro nel contemporaneo, è molto, molto impegnativo. Le difficoltà principali di questo corso e del livello che c'è in questo corso è soprattutto di ascoltare la musica e cercare di interpretarla il più profondo possibile dentro loro. Quindi io quello che sto cercando di fare con loro è di farli sbloccare, e così riescano a liberarsi quando ballano e a divertirsi, insomma, a non essere come un lavoro, come delle macchine. Quindi preferisco insegnare questo alla gente. Siamo venuti a trovare Francesco, allenatore di MMA allo Sporting Life. Ciao Francesco. Buonasera, sono Sarullo Francesco, allenatore della scuola Codice MMA di Arzignano, e insegno qui Sporting Life, le MMA. Per chi non lo sa, le MMA sono lo sport più completo al mondo da combattimento, dove sono compresi pugni, calci, ginocchiate, proiezioni e lotta al suolo. In cosa consiste in generale un tipico allenamento? Allora, l'allenamento che facciamo qui allo Sporting Life consiste in una prima parte di preparazione atletica per tutti i ragazzi, di riscaldamento, una seconda parte di stretching, e poi entriamo nella terza fase, dove c'è la parte tecnica, dove insegno le varie tecniche di lotta o di percussione da combattimento. E dopodiché, alla parte finale, c'è un po' di sparring, o giochiamo a fare un po' di lotta tra di noi, per chi vuole intraprendere, insomma, provare le tecniche che si sono fatte durante la serata. Per questo tipo di sport consiglieresti una certa preparazione atletica o può essere affrontato da chiunque? No, può essere affrontato da chiunque, sia da persone anziane che giovani. Qui accetto ragazzi dai 16 anni in su,
È un corso amatoriale, ma per chi vuole intraprendere l'agonismo può comunque affrontare anche quello. La preparazione è uguale per tutti. Poi dipende da persona a persona chi vuole fare quel passo in più e provare l'ebbrezza nel partecipare a una competizione. Va bene, grazie mille Francesco della tua spiegazione. Grazie a tutti. Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby's the truth. Mancano tanto! Sono meravigliosi! Sono unici! Portano felicità! Vivacità! Dolcezza! Ho voglia subito! Tutto questo è... I fiori di Tiberio!